Questo video riguarda un programma AutoCAD per disegnare in multifoglio, ossia creare fino a 999 fogli di disegno in un file unico, senza dover fileizzare, salvare ogni foglio in un file singolo, distinto da tutti gli altri, con una gestione, capirete, molto molto problematica. Ecco, viene particolarmente indicato questo programma nel disegno meccanico, quando si ha un disegno di assieme con molti particolari o posizioni che si voglia. Ad esempio, disegnando un disegno di assieme, poi c'è la posizione 1, 2, 3, 4, 5, 50, 60, 70. Queste posizioni possono essere disegnate all'interno dello stesso file in un foglio singolo, però ripeto, senza doverle salvare in file diversi. So, la posizione 1 si fa il foglio 1, la posizione 2 va sul foglio 2, eccetera eccetera eccetera. Per fare questo ci sono due o tre operazioni preliminari da fare, che si fanno una volta sola. Bisogna caricare sul disco fisso della macchina, qui è già caricata, che sia il disco fisso C o D, nel mio caso è D, e la cartella, crearla, chiamata multifoglio, che qui è già creata ovviamente, multifoglio, all'interno della quale si inseriscono i tre file, due LISP e il file di menu, per fare funzionare il programma. Ecco, adesso usciamo, andiamo all'interno di AutoCAD. La prima cosa da fare è creare, diciamo, con menu strumenti, alla voce opzioni, la voce file e la prima riga percorso di ricerca file di supporto, bisogna aggiungere, ma qui ripeto c'è già, come vedete, il multifoglio, bisogna aggiungere la cartella, il percorso della cartella multifoglio appena creata, in modo che lui possa riconoscere i file che servono per far funzionare il programma, altrimenti non li riconosce. La fase successiva è caricare il menu multifoglio. Il menu multifoglio, che qui, ripeto, è già caricato perché lo tengo sul PC. Per caricare il menu multifoglio, quindi aggiungerlo ai normali menu di AutoCAD, come vedete qui ci sono anche altri menu, menu di meccanica, menu elettrici, eccetera, menu di profilati, eccetera, eccetera. Per caricare il menu multifoglio bisogna scrivere da tastiera il comando car menu, se si adopera AutoCAD italiano, oppure menu load se si adopera AutoCAD in inglese. Io scrivo car menu perché il mio AutoCAD è in italiano. Car menu, ecco. In questa tavolozza noi vediamo il menu multifoglio, che ripeto è già caricato, ma voi non lo avrete, perché lo dovete caricare la prima volta. Andate sul pulsante sfoglia, andate a cercare la cartella del disco D come prima, eccetera eccetera, e ad esempio vediamo un po' qua, ecco la cartella multifoglio, selezioniamo il file di menu MNU come estensione e carichiamo il file multifoglio MNU. Io adesso annullo, dopodiché lo vedrete scritto qui e avrete il bottone carica attivo, dovete cliccarlo perché lui lo possa caricare e farvelo vedere aggiunto ai menu a discesa. Qui il bottone è disattivato perché io ho già caricato il menu sul mio AutoCAD. Ecco, chiudiamo. Ecco, a questo punto queste operazioni non le facciamo più perché si fanno una volta sola, siamo pronti per lavorare. Per lavorare bisogna innanzitutto creare i fogli di lavoro. Il file A è che ha il layer 0 di partenza. I fogli di lavoro non sono altro che dei layer che si attivano e disattivano in funzione del numero di foglio che si digita, che si chiede. La prima volta, come ripeto, bisogna creare il numero di foglio. Il comando per creare il numero di foglio è vai al foglio numero, che equivale, digitato da tastiera, al comando foglio,
Io lo posso cliccare di lì o digitare da tastiera scrivendo foglio. Adesso scrivo foglio da menu. Lui mi chiede il foglio da disattivare, in questo caso non ce n'erano altri, c'era solo layer 0, dice è lo 0. Scrivi il numero del foglio da attivare. Io adesso posso scrivere il foglio 1. Teniamo presente, come dicevo, che si possono creare fino a 999 fogli, ma non necessariamente partendo dall'1 e sequenzialmente 2, 3, 4, 5. Adesso posso creare il foglio 8, poi l'88, poi il 270. Non c'è nessuna logica e nessuna sequenzialità. Io per comodità di esempio parto dal foglio 1 e ne creo 4, per fare l'esempio. Per prima cosa digitare il coso da attivare. Devo digitare attivo 1, foglio 1. Ecco, vediamo che nella tavolozza dei layer si sono aggiunti 5 layer, tutti sotto il F001 come radice, che vuol dire foglio 1. Lo 001 sta a indicare che posso andare fino a 999, perché dopo il 9 va dal 10, poi dopo il 99 va dal 100, quindi mi ci vogliono le tre cifre. E ad ogni foglio lui abbina 5 diciamo denominazioni di layer: base, disegno, quote, testi, tratteggio. Benissimo, con colori diversi. Questo perché nel disegno meccanico può venir bene, diciamo, passare da un layer all'altro all'interno dello stesso foglio per diversificare le entità. Questo discorso, diciamo, è un po' meno valido se si adopera il programma per gli schemi elettrici, perché lui crea tutti questi fogli, ma generalmente ne serve uno, tipo il disegno, che è poi il principale, che si attiva automaticamente. Tutti gli altri fogli possono essere eliminati col comando elimina o purge di AutoCAD. Così uno si personalizza il suo DVG secondo delle proprie esigenze. Adesso creiamo un altro foglio, stavolta da tastiera. Foglio, per ritornare all'esempio di prima, non faccio il 2, faccio il 4. Ecco, io ho adesso il foglio 1 e il foglio 4. Il foglio 1, ovviamente, essendo stato attivato il 4, viene disabilitato e congelato in tutte le layer, e rimangono attive quelle del foglio 4, perché è l'ultimo creato. Lui si posiziona sull'ultimo creato. Adesso diciamo di nuovo, creiamo gli altri fogli. Foglio. Vai al foglio, creiamo il 2 e creiamo il 3. Noi adesso abbiamo, come si vede, 1, 2, 3, 4, attivo il 3. Io adesso voglio andare sul foglio 1. Foglio 1 e siamo sul foglio 1. Disegno un po' di linee, un po' di entità, così tanto per far vedere le cose. Poi disegno un cerchio. Ok. Poi disegno, facciamo un rettangolo. E poi voglio mettere un testo, però voglio farvi vedere lo scambio di layer all'interno del foglio, perché nel programma multifoglio il layer disegno il corrente sempre. Posso rendere corrente per ogni foglio anche gli altri. Adesso voglio scrivere un testo, ad esempio, che è abbinato al colore verde, tra l'altro. Testi. Allora, ho il layer test attivo qui, come si vede dal mouse. Scriviamo un testo qui. Altezza facciamo 15, 0, facciamo prova tecnica di multifoglio. Ecco, e qui abbiamo scritto. Adesso voglio andare sul layer quote, voglio quotare questo rettangolo multifoglio. Layer corrente, metto quote, mi si attiva il layer quote. Faccio una quotatura, dunque ce l'ho qui il menu, sta a vedere che l'ho levato. Oh signor, si è tolto, vabbè, lo metto un attimo a CAD, quotatura, sì che ce l'ho, sì che scemo, non lo vedevo, quotatura, eccola qua, dimensione, fine di questa. Ho messo una quota, pronto per diversificare le cose.
Adesso andiamo su un altro foglio. Andiamo al foglio, diciamo, andiamo al foglio, quanti ne abbiamo? Tre, mi sa. Tre. Sul foglio 3 voglio metterci, metto un bulone, guarda che c'è un programma per la buloneria. Allora, all configuration, abbiamo un M24, ok? Front view, ok? Insertion point, 0 di angolo, mettiamo l'orto così faccio la lunghezza del bulone e solo la parte filettata. Ecco, ho messo il bulone sul foglio 3. Quindi adesso io c'ho roba attiva, foglio 1, foglio 2 è vuoto, cancelliamo qua, ecco, foglio, lo scrivo da tastiera ogni tanto, 3, c'ho il bulone, foglio 4, ok, foglio 1, torniamo sul foglio. Adesso qui il sistema mi consente delle operazioni piuttosto potenti, di copiare, qui, copiare, copia foglio o sposta foglio, ecco. Questi comandi servono se ho delle entità da duplicare o da spostare, come dicevo, senza doverle ridisegnare, ci mancherebbe altro. Ad esempio, io voglio alcune entità del primo foglio portarle sul 4, che mi comoda così. Allora facciamo spostare foglio. Teniamo presente sia che per copiare le entità foglio che spostarle bisogna agire sui 5 layer di ogni foglio, chiamati disegno, testi, base, quote, tratteggi, in un modo, diciamo, singolo. Non posso copiare tutto il foglio con testi, devo andare da disegno a disegno, da testi a testi, eccetera eccetera. Quindi devo selezionare l'opzione che mi interessa, nel mio caso disegno. Qui mi dice il piano corrente, il foglio 1, benissimo. Il foglio, ecco, il foglio di destinazione ovviamente deve già esistere, deve essere stato creato in precedenza, perché non posso copiare o spostare entità su un foglio inesistente. Poi dice non selezionare adiacenti su piani foglio diverso, il discorso che dicevo prima, disegno, testi, eccetera eccetera. Attenzione a una cosa che è facile cadere in errore: quando si copiano o si spostano entità da un folder all'altro, c'è un'opzione di copiatura del copiare o dello spostare. I che sta per foglio intero o E che sta per entità. Se io digito la I, lui mi copia tutte le entità, in questo caso del F001 disegno, sul numero di foglio disegno che io dirò. Se invece dico E, dicevo foglio intero, però posso anche essere posizionato attualmente dicendo foglio intero nel foglio 82. Lo spostamento di entità lui lo fa lo stesso in modo astratto, io non lo vedo ma lo fa. Se invece digito l'opzione E, vuol dire che devo selezionare l'entità o col mouse o con finestra, quindi sì, fisicamente, quindi devo essere preventivamente posizionato sul foglio sorgente, altrimenti non posso. Allora diciamo foglio sorgente 1, ora il foglio di destinazione abbiamo detto che le porto sul 4 che esiste già. Ecco, normalmente le vuole le entità o foglio intero, normalmente di default è settato su E, diciamo entità, così le selezioniamo noi, entità, selezionare le cose, una linea e il cerchio, sono sparite dal foglio 1. Adesso andiamo al foglio 4, io mi trovo di nuovo le entità che ho spostato dal foglio 1. Adesso per comodità di nuovo dell'esempio, ritorno indietro, sposto dal 4 all'1, disegno, dal 4 all'1, le riporto come erano prima, però stavolta gli dico intero, anche perché so che sono due, intero. Ecco, dal 4 non c'è più niente, vado sul foglio 1, c'ho di nuovo le mie entità, chiaro. Ovviamente posso fare anche il lavoro di nuovo, facciamo un altro esempio, disegno,
dal foglio 1 al 4, entità, facciamo di nuovo una linea e un cerchio e le sposta, però voglio spostarmi anche la quota, le quote, devo fare l'altra operazione, sposta foglio sul quote, ecco, dall'1 al 4, dico intero perché ce n'è una, comunque facciamo entità questa. Se vado al foglio 4, io avrò le due entità del foglio chiamato disegno e l'entità scuota che è del foglio chiamato quote. Questo qui è molto 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 potente, questo sistema. E lo stesso vale per il comando copia foglio, intero, la stessa cosa, uno sposta, l'altro copia. Dunque, può succedere a volte che nonostante abbiamo 5 laie per ogni foglio, magari abbiamo degli oggetti, delle particolarità che necessitano di un layer aggiuntivo, allora vediamo un attimino. Si va al comando multifoglio e si dice aggiunge piano foglio, dice, che, del foglio esistente attualmente in visione, creazione piano aggiuntivo per il foglio 4, nome del piano aggiuntivo per il foglio 4, senza il numero di foglio però bisogna darlo, io lo chiamo, diciamo, profilati del foglio 4. Mi dice che colore voglio, lo fa 7, che tipo di linea, eccetera, eccetera. Va bene. Se io vado sulla tavolozza delle layer, cioè, mi si è aggiunto il profilati. Benissimo. Adesso io devo andare, ora non mi ricordo, qui layer, foglio corrente. Ecco, voglio attivare quel layer lì, profilati. Ora io nel menu qui non ce l'ho perché non so come si chiama il layer che aggiungo. Allora, dovendolo attivare, lo faccio dalla tavolozza dei layer con il normale comando di AutoCAD. Questo lo devo fare. Ok, andiamo sul foglio 4, profilati. Ma si può allargare qua un pochettino, magari si vede un po' di più. Oh, profilati. Attivo come corrente profilati. Ecco, ok. Io sono sull'area profilati. Adesso ci disegno un profilato, mettiamo un IPE, qui ce n'ho tanti. Ok. L'ho fatto piccolo, ne faccio uno grosso, dai. Facciamo un 270, ok. 1, 0, come mai non me lo fa vedere? Oh signor, ma non funziona questo sagomario, perché è già un po' che mi dà, lo faccio da meccanica, guardate, lo faccio da meccanica, non so se è miscellanea, no, non è questo, no, meccanica strutturale, eccolo qua, vediamo un po', ok, ma ne faccio uno qualunque, ok, se lascio un po' qui, ok, no, ecco qui, e c'ho il mio profilato, questo qui è sull'area profilati. Adesso diciamo che per quanto riguarda questa parte qui di creazione entità abbiamo finito. Ora facciamo questo lavoro. Spostiamo questi qui al foglio 1 come erano in origine e la quota, così almeno sposta foglio dal 4 all'1, entità 1 e 2 mi ricordo perfettamente, e ce l'ho di nuovo sul foglio 1. Poi vado di nuovo sposta foglio, però vado sulle quote da 4 a 1 perché e ce l'ho spostata sull'1. Se vado al foglio 1 c'ho di nuovo tutta la mia roba. Adesso ci può essere un caso in cui bisogna inserire un foglio intermedio, però non
che però diciamo ci dà qualche problema dal momento che i fogli li abbiamo già editati, lavorati con delle entità dentro sequenzialmente. Nel mio caso, ad esempio, vediamo un po', che non mi ricordo, il foglio 3 ce l'ho con questo, il foglio 2, ecco il foglio 2, benissimo, benissimo. Io ho il foglio 2 già esistente, con della, diciamo con della roba, facciamo un po' di linea, via, tanto che facciamo prima. Ok, per inserire un foglio in mezzo, il sistema ragiona in questo modo. Dopo l'ultimo foglio, nel mio caso è il 4, aggiunge un foglio 5 e io lo creo subito. Vai al foglio 5, c'ho il foglio 5, quindi c'ho foglio 4, c'ho profilato, mi c'è rimasto, sì, foglio 3, foglio 2, foglio 1, foglio 4, benissimo. Allora sposta foglio. Qui devo andare a dire, siccome il profilato era su una layer creata nuova chiamata profilati, mi sembra che si chiama profilati, esatto, devo andargli a dire altro, perché non posso dirgli sposta foglio, disegno, testi, altro, lo sposto sull'ultimo foglio creato, però devo partire sempre dall'ultimo. Io adesso ho creato il 5, devo portare l'entità del 4 in 5, poi l'entità del 3 in 4, in modo da liberare un po' dal 2 in 3, a quel punto c'ho il foglio 2 libero per poterci lavorare. Andiamo a fare questo lavoro, altro. Nome del piano da spostare, profilati mi sembra che si chiama. Profilati. Di nuovo foglio sorgente, si chiama 4. Destinazione 5, entità, ci seleziono questa, tutte, via, finestra. Ecco, se io vado al foglio 5, lui me l'ha messo come disegno, ovviamente, perché non c'era l'entità profilati. Io posso creare un pianofoglio in più sul 5, come abbiamo visto, aggiungi pianofoglio, lo posso fare anche in una, è meglio farlo prima. Aggiungere pianifoglio profilati al foglio 5, profilati, linea, ecco qui. Allora questi qui con le proprietà di AutoCAD, pazienza, le chiamo in foglio 5 profilati, perfetto. Ok, allora foglio, vediamo un attimino un riassunto, 4, foglio 5, lista e profilati, perfetto, e la portata in profilati. A questo punto faccio, vado sul foglio 4, foglio 4 che è vuoto, niente, foglio 3, foglio 3 era che layer era questa, disegno, sì, mi sembra fosse disegno, lista, era disegno, sì, porto il 3 disegno al 4 disegno, disegno, foglio 3, 4, facciamo intero, facciamo prima, ecco, se vado al foglio 4, io ho la mia cosa, al foglio 5 c'ho il profilato, al foglio 3 è vuoto, foglio 2, che è quello che mi serviva, sposto sul foglio 3. A 3 facciamo intero, facciamo prima, ecco, adesso io ho il foglio 2 libero per poter lavorare, che è quello che mi serviva inserire dentro. Bene, a questo punto c'è ancora una cosa da dire. Ovviamente ogni layer corrente posso attivarlo, disattivarlo, questo forse l'ho già spiegato prima, in off eccetera. Quando si cambia foglio il sistema automaticamente mette corrente quella chiamata disegno.
però attive sono tutte, ovviamente ci fosse della roba la fa vedere, non sono congelate. Esiste un altro sistema quando non si può fare quello che ho fatto prima, inserire un foglio shiftando l'ultimo foglio aggiungendone uno, perché purtroppo magari ho entità già messe eccetera. Allora esiste un comando che si chiama subfoglio, che ad esempio posso fare il foglio 1A, l'1B, il 3C, posso aggiungere dei fogli aggiuntivi chiamato 1A, 1B, 1C eccetera. Allora lo facciamo, da normale si chiaccia sempre da normale a subfoglio, attualmente siamo sul 2, io faccio il 2B, andiamo a vedere la tavolozza dei layer, come vediamo si è aggiunto il 2B e sono corrente sul disegno e io posso disegnare sul 2B. Poi voglio tornare sul foglio 2, scusate, foglio 2, sono tornato sui fogli normali. Se voglio andare sul subfoglio devo di nuovo andare da normale a subfoglio, dunque subfoglio 2B mi sembra si chiamava 2B, ecco. Niente, questo è quanto di spiegazione potevo dare il programma. C'è una cosa molto importante. Adesso esco un attimino da questo file, lo chiudo e ne apro di uno, non salviamo niente, uno nuovo per farvi vedere una funzione potentissima. Nuovo, apri, ok. Mettiamo il caso, ma che io dovessi creare, non so, 250 fogli, ma faccio un numero alto, però non ho voglia di andare sul foglio 1, foglio 7, foglio 1 alla volta, crearli, eccetera. Perché magari so che devo fare uno schema elettrico lunghissimo e mi serviranno 230 fogli, ne creo qualcuno in più, tanto poi col purge o con l'elimina li posso eliminare i layer inesistenti. Io cosa faccio? Ho un comando potente che mi dice crea fogli totali. Questo comando mi crea un file script di AutoCAD chiamato pagine.scr, è un file di testo all'interno del quale lui va a scrivere per ogni riga foglio 1, foglio 2, foglio 3, foglio 250 e posiziona questo file sulla directory radice del disco C. Quando lo finisce la compilazione di tutte queste 250 pagine automaticamente va sul foglio 1, questo di default, ma è velocissimo, ve lo faccio vedere. Crea fogli totali. Quanti fogli desideri creare? 250. Mi chiede da quale foglio vuoi iniziare, perché io posso anche voler iniziare dal 10 e allora andrebbe fino al 260, ma io gli dico dall'1 che mi va bene, già settato dall'1. State a vedere, sta creando i 250 fogli, è già finito. Se noi andiamo nella tavolozza dei layer troviamo 250 fogli. Un consiglio: dopo creato il file con questo modo, questo file pagine.scr, lo vediamo subito, rimane posizionato sulla radice del disco C, eccolo qua. Il consiglio che do è, appena finito, cancellarlo immediatamente o tramite esplora risorse, come ho fatto io che sono andato qui per vederlo, ma posso cancellarlo manualmente, oppure subito dopo, senza neanche andare in esplorare risorse, sotto la voce crea fogli totali che ho adoperato prima c'è la voce cancella file fogli totali e lui lo cancella. Se noi torniamo sul disco C adesso non c'è più il file, perché è stato cancellato, ed è stato cancellato addirittura, non va neanche nel cestino, proprio eliminato definitivamente. Questo perché potrebbe succedere che se rimane lì a una successiva ricreazione di questo file lo trova esistente, si potrebbero creare delle interferenze, è meglio non averlo mai e farlo creare di volta in volta. Ecco, questo è quanto di spiegazione
ho potuto fare, ecco una cosa voglio farvi vedere. Faccio una linea sul foglio 1 disegno. Diciamo che tutti gli altri fogli non mi servono più. Io col comando elimina, come dicevo prima, di crea 5, però layer, anzi no, facciamo così, facciamo un bel foglio 2, ci mettiamo due cerchi, un cerchio. Allora facciamo elimina, ok, lui vado a eliminare tutti i layer che non mi servono, perché quei due lì non me li fa vedere perché c'è già della roba compilata dentro, di modo che io ecco, eliminato, chiudi, adesso c'ho il mio F01 due disegno, vedi, e posso adoperare il multifoglio lo stesso, perché vai al foglio 2, vedi, non mi crea altri layer in questo caso, foglio 1, lui non mi crea altri layer, perché me li sono purgati a mia necessità, cioè lui ne crea 5, poi ognuno si gestisce come vuole, ecco. Questo è quanto, non c'è nient'altro da dire su questo programma. Chi fosse interessato mi può scrivere, lo scrivo qui dentro così almeno lo leggete bene, alla mia mail che si chiama ferfrasa@libero.it. Beh, lo scriviamolo minuscolo perché le mail è sempre meglio. ferfrasa@libero.it oppure al cellulare 346 975 3097. Grazie per l'attenzione e niente, grazie di tutto.